È una giornata che si celebrano i 20 anni di questo istituto, un istituto d'avanguardia. È stato detto anche in conferenza stampa, un benchmark veramente per, non solo per l'intero paese, ma insomma non solo per Milano, ma per l'intero paese. Questa appunto è una, diciamo, una medaglia per Milano. Questo è un centro di eccellenza europeo, non solo per Milano e per la Lombardia. Celebra oggi 20 anni e sono lieto che li celebri oggi, 29 maggio, che è la festa della Lombardia, una festa istituita lo scorso anno con una legge regionale. E lui è un'eccellenza e il suo fondatore e ispiratore Umberto Veronesi ha un rapporto particolare con me e con la Regione Lombardia. L'ho messo a capo della commissione per studiare la riforma del sistema sanitario, ha fatto un eccellente lavoro che è la base per la riforma che stiamo costruendo, quindi un doppio legame della Lombardia con l'OIEO, centro di eccellenza e anche motore ispiratore della riforma del sistema sanitario lombardo. Senta Presidente, l'eccellenza della sanità lombarda, oggi sui giornali c'è qualche ombra su questa eccellenza, c'è un rinvio a giudizio per chi è stato a capo, ai vertici della direzione sanitaria negli ultimi anni, e ci sono anche voci di, diciamo, di restituzione di favori o di compiacimenti per avere dei lavori da parte della regione. Mi riferisco in particolare a direttori generali che parlano di aver coinsegnato. Ma per piacere, questo è un contributo che viene versato alla Lega come lo versano tutti i parlamentari ed altri, quindi è una sciocchezza. E sulle ombre del passato sono ombre sul passato, noi abbiamo cambiato, abbiamo sostituito il direttore generale della sanità, Lucchina, abbiamo sostituito i vertici e stiamo procedendo a una radicale riforma del sistema sanitario, in particolare per evitare tentazioni, diciamo così, sugli appalti. Riduciamo da 49 a 1 le stazioni appaltanti, cioè il centro che farà gli appalti in sanità, oggi sono 49, quindi sparsi sul territorio, saranno uno solo, sotto diretto controllo della Presidenza della Regione, e questa è una riforma radicale che tiene conto di tutte queste indagini, di tutte queste inchieste, partendo dal presupposto che il principio di innocenza, la presunzione di innocenza prevede che fino a sentenza definitiva queste siano solo accuse, non provate. Ma noi la riforma la stiamo facendo proprio per segnare un cambio importante rispetto alla gestione degli anni passati. Ma non sono polemiche, è un'iniziativa dell'opposizione che ha presentato una mozione di censura, neanche di sfiducia. Benissimo, è stata calendarizzata per il 10, più di così che cosa dobbiamo fare?